Siamo sulla pista ciclabile del Conca. Salutate tutti. Ciao. Salutate. Ciao. Qui abbiamo la Marley, la nostra mascotte. Oggi è giornata relax, non c'ho voglia di fare tutorial. Siamo qua a digerire la colomba di ieri. Non ce la faccio neanche andare in bicicletta ad oggi da quanto sono pesante. Qui abbiamo Luca, pronto per fare la discesa. Vado. DH, vai. E vai, è andato. Le ragazze fanno su e giù per fare i glutei. Sederino indietro, freni tutti e due insieme, dai. Via. Bravissimo. Molto bravo. Vado. Vai. Yeah, bravo. Bravo Lari. No. No, così non va bene. Hai casco di sicurezza, non ti fai niente. Infatti, Ale. Vai Nicolas, fammi vedere. 5 anni, guardate che roba. Col salto, yeah! Grande Nicolas, wow! Dammi un 5. Yes! Andiamo Christian, 7 anni. Vai Christian, bravo. Vai Danny. Non devi fare niente. Brava, perfetto, brava, ottimo. Via. Quando atterri vai giù con le braccia e le gambe insieme. Ok. Se vuoi tirarla su, la tiri su. Se no, se non te la senti, basta che molli di più. E se te molli di più la velocità, il salto ti viene alto uguale, senza tirarla su. Il problema è se te tiri sulla bicicletta, la scomponi la bici. Okay. Vuol dire che può darsi che fai questo gesto qua e rischi di cadere. Okay. Te devi cercare di essere sempre il più pulito possibile quando salti. Devi lasciarla scorrere. Fare scorrere. Quindi se te vuoi aumentare il salto, basta che molli poi più i freni all'inizio. Saltare normale, basta che la lascio scorrere e fa da sola. Esatto. L'importante è adesso imparare a saltare dritti. E sì. Poi magari molli un po' prima del salto e salti in alto, capito? Dimmi, Lori, cioè, quindi la differenza per saltare da qui a qui è solo la velocità, non è che devi tirarla su. Certo. Per la sicurezza è meglio non fare movimenti strani quando sei in aria, perché se fai in aria anche basta girare la testa così un attimo, la bici segue la testa, quindi attenzione. Il peso sempre centrale, manubrio ben serrato, oh ok, via. Sei stata un po' stortina, stai più dritta quando arrivi sul salto. Stavi proprio se stavi così. Bello impostata, manubrio bello stretto, stretto? Importante. E la sella tienila stretta con le gambe. Ok. Capito? Perché ti dà quindi, più direzione. Quindi non gambe tipo così. No, pedali sempre orizzontali, sempre così. Okay. E poi stringi un pochino la sella con le gambe. Maestro. Vai. Va bene. Via. Va bene. Poco ammortizzato. Hai visto cosa hai fatto? Leggermente storto. Se è saltato, l'hai tirata su. La bici ha fatto così. E si è atterrato così. Ho cercato di. No, devo distendere quando salto. Lo spingere io sul basso. Esatto. No, non devi fare niente. Te l'importante è che arrivi dritto, quando bene. Che stendo le braccia e le gambe dopo che esco fuori o mentre esco. In questo salto qui non c'è bisogno di fare niente. Te l'importante è che stai centrale, manubrio ben serrato e molli. Sì, sì, da lì esci. Va bene, Danny. Oggi ritorniamo lì, facciamo i pistini. Oh, sì, va bene, fa anche la pista, sì. Bravo. Però pari. Allora, si è saltato bene. Benissimo. Però pari. Va bene, lo stesso. L'importante è che non atterri con la ruota davanti. Esatto. L'importante è quello, perché la ruota davanti è rischioso. Ora devo andare leggermente più dietro col culo. Stare un po' sì, più, più. Però stai centrale e segui il salto con le sì, braccia. Sì. Non devo. Non è che devi fare niente di strano. Niente. Esatto, sì, esatto. Sì, devi stare più rilassato possibile sul salto. Ottimo! Brava. Le braccia, un po' di più le braccia. Le braccia sono un po' tese. Le gambe vanno bene, lavorano bene. Però le braccia, usale. Molla, molla. Oh. Allora siamo a ritorno dopo sta sfaticata. 2000 metri di dislivello. Sì. Sole. Sole. Sole.
1000 km. Bagni top, caffè top, bar top, giochi top, discese top. Praticamente abbiamo pedalato a 5 km. Salutate tutti! Ci siete anche voi! Questa è la mia numero uno. Guarda, guarda.